Vi state collegando, siete già a 200. E allora, oggi parleremo di piano triennale, in particolare di data center e cloud computing. Allora, abbiamo Giovanni Costantini di Agid, dell'area trasformazione digitale, del servizio razionalizzazione delle risorse CT della PA. E come testimonianza abbiamo l'INAIL, nella persona di Claudio Fini, che è responsabile del programma Evoluzione delle tecnologie come leva abilitante per la trasformazione digitale. Buongiorno a tutti, vedo che state scrivendo in chat, spero anche che mi sentiate bene. Potete darmi qualche feedback in chat. Benissimo. Allora, io approfitto di questi minuti di accoglienza per parlarvi del nostro ciclo di webinar sull'innovazione digitale, che abbiamo programmato da novembre, insomma fino a marzo abbiamo in programma vari webinar. E i webinar sono organizzati all'interno di una convenzione tra Forma SPA e Agid, all'interno del progetto Italia Login. L'obiettivo, diciamo, di questi webinar è quello di agevolare il lavoro delle pubbliche amministrazioni nel percorso, di trasformazione digitale, quindi di digitalizzazione e innovazione delle PA. Diciamo che il quadro di riferimento che ci ha portato a progettare questi webinar sono stato il riferimento normativo, che è il CAD, e il piano triennale, per l'informatica della pubblica amministrazione. E abbiamo organizzato questi webinar con una parte dedicata a una panoramica sul tema, oggetto del webinar, e una testimonianza, proprio per dare più aderenza a questi progetti che le pubbliche amministrazioni dovrebbero attuare. E giusto per darvi un riepilogo dei webinar già organizzati, che potete vedere seguendo, questo link che vi ho messo in fondo a questa slide. Potete vedere quelli che già abbiamo organizzato, è importante perché ogni webinar ha già la registrazione e i materiali che abbiamo condiviso durante il webinar, per cui se vi interessano e volete andarveli a riascoltare, potete farlo tramite questo link andando nell'evento specifico e cliccando sulle registrazioni e sui materiali. Come vedete, abbiamo previsto tra novembre e dicembre dei webinar relativi ai responsabili, diciamo, a dei ruoli chiave per la digitalizzazione della PA, che sono stati responsabili della transizione digitale, della gestione documentale e della protezione dei dati personali, insomma, dei ruoli chiave, insomma, per avviare la digitalizzazione della PA. E a gennaio abbiamo cominciato con lo stato della digitalizzazione e innovazione della PA con Coppola, che ci ha presentato i risultati della commissione d'inchiesta sulla, appunto, digitalizzazione, con un'importante testimonianza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è stata presa, diciamo, come best practice per la digitalizzazione, per i suoi progetti. Poi da gennaio ci siamo avviati, oltre che a dare le novità sul CAD, anche a fare un focus sul piano triennale. Quindi abbiamo parlato di Data Analytics Framework. E dopodiché ci siamo a febbraio, all'interno della settimana dell'amministrazione aperta, abbiamo parlato di cyber security. Quindi se volete andarvi a rivedere questi webinar potete farlo andando su questo link. Vi anticipo anche i prossimi webinar che già potete trovare appunto sul nostro sito Eventi PA. I prossimi saranno su Pago PA e SPID, quindi sulle piattaforme abilitanti. Uno il 20 marzo e l'altro il 27 marzo, sempre allo stesso orario. Allora, quindi con questi webinar ci stiamo introducendo quindi dentro al modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA. Quindi, come abbiamo visto, abbiamo parlato già di sicurezza e di Data Analytics Framework. Oggi parleremo di infrastrutture fisiche, quindi ci concentreremo su questa, diciamo, che costituisce la base poi per tutto quello che è il discorso fisico che riguarda le PA. Quindi parleremo di data center e cloud computing. L'evento di oggi, quindi, appunto, a breve lo avvieremo, lo attendiamo ancora, vedo che siamo 291 partecipanti. Vi ricordo che nella chat potete porre le domande ai relatori. Quindi, man mano che appunto i relatori interverranno, potete porre domande in chat, noi faremo una selezione e cercheremo di rispondere a quante più domande possibili.
E vi ricordo anche che la registrazione e i materiali di questo, condivisi dai relatori verranno pubblicati sulla pagina di Eventi PA, questa qui. Quindi nel pomeriggio sicuramente troverete i materiali, le slide e poi subito dopo anche la registrazione. Direi che a questo punto siamo arrivati a 300 partecipanti, direi che possiamo cominciare ad avviare questo webinar, non rubo altro tempo. Chiedo quindi al dottor Costantini, anzi l'ingegner Costantini di Agid, di avviare la sua webcam e il suo microfono in modo da avviare e entrare nel merito appunto di questo tema del webinar di oggi che è Data Center e Cloud Computing, che poi riguarda appunto poi la razionalizzazione in generale del patrimonio IT della PA. Quindi l'ingegner Costantini ci presenterà appunto il lavoro che stanno facendo in Agid, che va penso al di là insomma, del piano triennale e quindi anche tutto come stanno portando avanti questo progetto di razionalizzazione del patrimonio IT. Benissimo, Giovanni, ti do la parola. Buon webinar a tutti. Allora, il microfono non è attivo, Giovanni, dovresti cliccare sull'icona. Ecco, Perfetto. Ok. adesso ti sentiamo, Sì, mi benissimo. sentite? Bene. Allora, sono Gianni Costantini, lavoro per l'area di trasformazione digitale e per il servizio, in particolare per il servizio di razionalizzazione ICT della PA per Agid. Allora, innanzitutto vediamo il contesto di riferimento che ha generato l'iniziativa che andremo a illustrare. Allora, al fine di perseguire gli obiettivi dell'agenda digitale europea, l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, ovvero l'agenda digitale italiana, la quale rappresenta l'insieme delle azioni e delle norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. Il Consiglio dei Ministri, nel marzo del 2015, ha approvato i documenti che illustrano la strategia italiana per la banda ultralarga e la strategia per la crescita digitale 2014-2020. Queste due strategie sono state definite dall'Agenzia dell'Italia Digitale e dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, possiamo vedere che la strategia per la banda larga e ultralarga mira a colmare il ritardo digitale del Paese sul fronte infrastrutturale, mentre la strategia per la crescita digitale 2014-2020 ha come obiettivo quello di colmare il cosiddetto digital divide presente nel nostro paese, ovvero il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie di informazione e chi ne è escluso, e punta alla crescita digitale di cittadini e imprese attraverso individuazione di progetti strategici. A maggio del 2018 è stato approvato il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione per gli anni 2017-2019. Questo documento, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dal Team per la trasformazione digitale, definisce per la prima volta il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana. Infatti, il piano triennale è sostanzialmente l'applicazione operativa della strategia per la crescita digitale, definendo quindi gli obiettivi da raggiungere per ottenere la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il piano è un documento di indirizzo strategico, attraverso il quale, per la prima volta, si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica della PA italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese. Il piano nasce per guidare operativamente la trasformazione digitale della pubblica amministrazione ed è riferimento per le amministrazioni centrali e locali nello sviluppo dei propri sistemi informativi. Il piano definisce linee guida della strategia operativa di sviluppo dell'informatica pubblica, fissa i principi architetturali fondamentali, le regole di usabilità, di interoperabilità e precisa la logica di classificazione delle spese ICT.
Allora, il piano triennale descrive delle macro aree funzionali. Quella di cui ci siamo occupati è quella rappresentata dalle infrastrutture fisiche, che perseguono l'obiettivo di aumentare la sicurezza, ridurre il costo delle infrastrutture e migliorare la qualità dei servizi software della pubblica amministrazione, attraverso quindi la razionalizzazione dei data center, l'adozione sistemica del paradigma cloud e lo sviluppo della connettività, con particolare riferimento alla rete internet nei luoghi pubblici e negli uffici della pubblica amministrazione. Il terzo capitolo del piano triennale è dedicato alle infrastrutture fisiche, le quali contemplano gli asset hardware, ovvero le reti di comunicazione, i data center, i cloud della PA, i sistemi di disaster recovery e di business continuity, gli apparati per il monitoraggio e la sicurezza. L'AIA Infrastrutture Fisiche prevede azioni volte al raggiungimento di alcuni obiettivi strategici, in particolare la riorganizzazione del parco di data center della pubblica amministrazione attraverso un'opera di razionalizzazione che possa ridurre i costi di gestione, uniformare e aumentare la qualità dei servizi offerti alle pubbliche amministrazioni, anche in termini di business continuity, disaster recovery e efficienza energetica. L'altro punto importante è quello della realizzazione del cloud della PA, grazie al quale sarà possibile virtualizzare il parco macchine di tutte le pubbliche amministrazioni con importanti benefici in termini di costi, di gestione, della manutenzione e dei servizi. Questi ultimi saranno offerti in modalità IaaS, quindi Infrastruttura as a Service, modalità PaaS, quindi Platform as a Service, e SaaS, Software as a Service. Un altro punto importante è il risparmio della spesa, quindi la razionalizzazione delle spese per la connettività delle pubbliche amministrazioni e l'aumento della diffusione della connettività nei luoghi pubblici a beneficio dei cittadini. E il piano triennale prevede che le infrastrutture fisiche siano suddivise in tre macrogruppi, quindi nei data center, in cui ricadono le attività e le infrastrutture individuate per la razionalizzazione dei centri di elaborazione dati, ad esempio i CED della pubblica amministrazione, il cloud, che contiene le attività e le iniziative volte a realizzare la migrazione da fisico a virtuale dei data center della PA, beneficiando dei servizi che saranno offerti dal cloud pubblico. E infine la connettività, a cui afferiscono le attività e le infrastrutture utili all'incremento e alla razionalizzazione delle spese per la connessione alla rete internet da parte delle pubbliche amministrazioni e alla diffusione nei luoghi pubblici. Allora, vediamo. Possiamo citare questo importantissimo decreto legge dell'ottobre del 2012, numero 179, il quale ha assegnato all'AGID il ruolo di attuatore della razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni e ha previsto due importanti strategie. Uno, la realizzazione del censimento dei CED della pubblica amministrazione. L'altro, la predisposizione delle linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione. Ed è proprio di questo di cui si è occupato il mio servizio. Da notare che un documento molto importante che consiglio tutti di leggere sono le linee guida per la razionalizzazione pubblicate da AGID nel 2013, che individuano delle principali modalità per ottenere questi obiettivi. Quindi il consolidamento degli spazi, ovvero la ridistribuzione dei server esistenti su un numero di siti inferiore a quello di partenza. Il consolidamento e la virtualizzazione degli apparati hardware, ovvero raggruppare le applicazioni di diversi serventi in una singola macchina. E infine, il consolidamento delle soluzioni di continuità operativa, quindi identificare tra i CED, oggetto della razionalizzazione, un sottoinsieme che ospitano sistemi alternativi ai gruppi di CED primari. Quali
qualora questi non siano già dotati dei siti alternativi. Ok, adesso andiamo ad analizzare effettivamente cosa si sta facendo. Allora, per quanto riguarda la razionalizzazione delle infrastrutture, la circolare AGID numero 5 del 2017, e a questo proposito volevo fare un sondaggio adesso, volevo vedere quanti di voi hanno avuto modo di conoscere questa circolare. Quindi, se è possibile, potete rispondere a questo sondaggio. Vediamo, appunto, mi raccomando, dovete cliccare sul bottone sì oppure no, oppure non approfonditamente. Ok, vediamo. Aspettiamo qualche momento per vedere un po' il feedback dei partecipanti. Ecco, posso vedere che la maggior parte non hanno mai conosciuto la circolare. Ok. Va bene, quindi è un modo adesso per, mi raccomando, è un modo per conoscere la circolare. Quindi possiamo a questo punto anche togliere il sondaggio, tanto vedo che più o meno hanno risposto un po' tutti. Ok. Allora, la circolare definisce, in coerenza con quanto previsto nel piano triennale, due importanti procedure. La procedura di qualificazione dei poli strategici nazionali, ovvero di PSN, e le attività di censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni. Il piano di razionalizzazione delle risorse ICT prevede che AGID si occupi di individuare un insieme di infrastrutture fisiche esistenti, di proprietà della pubblica amministrazione, che verranno lette a poli strategici nazionali. Definisca un percorso delle PA verso un modello cloud, anche attraverso le risorse rese disponibili da poli strategici nazionali e le risorse messe a disposizione tramite SPC Cloud. Inoltre, dovrà definire un processo di qualificazione dei poli strategici nazionali e definisca le regole e le procedure per la qualificazione dei cloud service provider, i CSP. Allora, innanzitutto vediamo cosa sono i poli strategici nazionali. Saranno quegli enti che avranno la possibilità e rispetteranno i requisiti di capacità, eccellenza tecnica, economica e organizzativa indicata da AGID, la quale definirà una specifica procedura di qualificazione. Quindi tutte le pubbliche amministrazioni proprietarie di infrastrutture fisiche dovranno partecipare a un censimento effettuato da AGID. In base alle risposte ottenute, queste infrastrutture fisiche, se non qualificabili come PSN, verranno divise in due categorie, salvaguardando gli investimenti pregressi effettuati dalle PA. Quindi, le due categorie saranno indicate come gruppo A, in cui ricadranno i data center di qualità che non sono stati eletti a polo strategico nazionale, oppure con carenze strutturali o organizzative considerate minori. Come indicato di seguito, queste strutture potranno continuare ad operare, ma non potranno essere effettuati investimenti per ampliamento o l'evoluzione. Dovranno comunque garantire la continuità dei servizi e del disaster recovery, fino alla completa migrazione, avvalendosi dei servizi disponibili con il contratto quadro SPC Cloud Lotto 1, o messe a disposizione dai poli strategici nazionali. L'altra classificazione invece è quella del gruppo B, dove ricadranno i data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità, di sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e organizzativo, e non garantiscono la continuità dei servizi. Queste infrastrutture dovranno essere rapidamente consolidate verso dei poli strategici nazionali o verso il cloud tramite i servizi disponibili con il contratto quadro SPC Cloud Lotto
l'8-1. Ok, vediamo la procedura di qualificazione dei poli strategici nazionali. Allora, l'obiettivo di questa qualificazione è quello di, appunto, qualificare le pubbliche amministrazioni e le relative infrastrutture fisiche che rispettano i requisiti di capacità, di eccellenza tecnica, economica e organizzativa indicati da AGID, eleggendoli a poli strategici nazionali affinché siano abilitati a erogare servizi cloud ad altre pubbliche amministrazioni. Quindi la circolare AGID numero 5 del 2017 definisce il percorso di qualificazione, che è declinato in fasi, che è un processo end-to-end, dall'avvio fino alla costituzione dei poli strategici nazionali e relativo monitoraggio da parte di AGID. E quindi nella figura potete individuare quali sono le varie fasi. Quindi c'è l'individuazione dei candidati che hanno le caratteristiche assimilabili a quella di PSN, la fase di istruttoria, poi c'è la fase di approvazione della qualifica di PSN, c'è una fase in cui vengono sottoscritti dei protocolli d'intesa tra l'AGID e il PSN e nella fase finale il monitoraggio dei requisiti. Allora, vediamo alcuni dei requisiti preliminari che dovranno avere i PSN. Allora, c'è un primo livello che prevede poi in alcuni casi dei sottolivelli, appunto in questo caso indicato come livello nella colonna del livello 2. Allora, potete vedere che al livello 1, aspetti organizzativi gestionali, prevede che l'ente deve avere formalmente adottato procedure per la gestione dei servizi, ad esempio rispettare le ISO 20.000, oppure l'ente deve aver formalmente adottato procedure per la gestione della business continuity, ad esempio rispettando le ISO 22.301. Inoltre, l'ente deve aver formalmente adottato procedure per la gestione della sicurezza, ad esempio l'ISO 27001. Un altro livello molto importante è quello che riguarda gli aspetti infrastrutturali. In questo caso abbiamo diversi sottolivelli, quindi c'è il livello generale di data center, in cui gli immobili sono, descrive dove sono situati gli immobili, che devono essere nella disponibilità esclusiva dell'ente con una delle seguenti modalità: di proprietà dell'ente, in affitto, comodato d'uso da un'altra pubblica amministrazione in demanio, oppure in leasing immobiliare con possibilità di riscatto, o ancora in affitto o in possesso da privato con contratti di tipo rent to buy o compravendita con riserva di proprietà. I data center devono essere utilizzati anche da altri enti, ad esempio in modalità hosting, using e hosting. L'indice di disponibilità del singolo data center nell'ultimo anno deve essere stato almeno pari al 99,98%, come rapporto tra le ore di disponibilità del data center e le ore totali di servizio del data center, al netto dei fermi programmati almeno pari al 99,6%, comprendendo i fermi programmati. Un altro aspetto molto importante è quello dell'architettura. Il data center deve essere stato progettato secondo standard di riferimento infrastrutturali, ad esempio le ANSI, BX02 o analoghi. L'ente deve aver adottato procedure per la gestione delle emissioni di gas prodotti dai suoi data center, ad esempio l'ISO 14064, o per la gestione dell'energia dei propri data center, ad esempio l'ISO 50.001. Possiamo anche notare che è importante che i locali ospitanti di data center devono essere presenti nei pavimenti flottanti. Importante anche la
la predisposizione di impianti antincendio, quindi i data center sono provvisti, devono essere provvisti di un impianto di segnazione antincendio, i data center devono essere in possesso del certificato di agibilità e del certificato di protezione da incendi rilasciati dalla Vigile del Fuoco. Inoltre è importante che l'accesso locale ai data center siano presenti zone ad accesso fisico controllato. Inoltre, un altro aspetto importante è quello che riguarda i gruppi elettronici e il raffreddamento. Infatti, i server data center devono essere connessi ad apparati per la continuità elettrica, quindi UPS. I singoli data center posseggono una linea secondaria di alimentazione gestita tra i gruppi elettrogeni. Deve esistere una ridondanza parallela dei gruppi elettrogeni di tipo N più 1 o superiore. Come vedete, sono requisiti abbastanza importanti e che probabilmente solamente un numero ridotto di enti potrà è in possesso. Un altro aspetto importante da notare è il disaster recovery a business continuity. Deve essere stato predisposto un piano di disaster recovery, deve essere stato predisposto un piano per la continuità operativa. E devono essere state adottate formali procedure di emergenza in caso di indisponibilità parziale dei servizi. Ok, stavo vedendo qui delle domande. Allora, vedo innanzitutto che viene chiesto se il censimento è stato già effettuato. Questo poi lo vedremo dopo, comunque al momento no. Ok, allora vediamo adesso a che punto è la fase del censimento. Allora, è stato organizzato in due fasi. La prima fase, che è stata avviata nel dicembre 2017 e si è conclusa nel febbraio 2018, ha riguardato le amministrazioni regionali, incluse le province autonome. Quindi sono 20 regioni più le due province autonome di Trento e Bolzano. E ha coinvolto anche le relative in-house regionali e tutte le città metropolitane. Quindi in totale sono stati invitati solamente 54 enti. Potete vedere dalla tabella che degli enti che hanno partecipato al censimento, per quanto riguarda le regioni, sono stati 21. Quindi abbiamo avuto un 95% dei partecipanti. Le in-house ICT regionali hanno partecipato in misura ridotta, quindi solamente al 72%. Le città metropolitane, le 14 città metropolitane, ne hanno partecipato 11, per cui c'è stato un 79% di partecipazione. Quindi in totale abbiamo avuto questo 83% di partecipazione e possiamo notare che sono pervenute 52 richieste di supporto mediante gli strumenti che sono stati previsti. È stata prevista una casella email e una piattaforma di trouble ticketing. Ricordiamo che questi 54 enti sono stati invitati direttamente da Agid, per cui non era possibile aggiungersi a questa fase di test. Allora, adesso siamo in fase di avvio della fase 2, quella più importante. Quindi questa fase coinvolgerà 22.000 amministrazioni circa. Quindi riguarderà tutte le restanti pubbliche amministrazioni, come definite nell'ambito di applicazione della circolare Agid 5-2017, ovvero quelle richiamate articolo 2, comma 2 del codice di amministrazione digitale del CAD, che fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, numero 165. Allora, al momento sono in corso di definizione le modalità operative per l'avvio della seconda fase, che si presume possa essere avviato entro la prima metà di aprile.
momento in cui verrà avviata questa fase e l'amministrazione riceverà l'invito alla partecipazione al questionario, appunto l'amministrazione avrà 45 giorni solari per poter rispondere al questionario. Ok. Vediamo adesso l'altro argomento importante, che è la qualificazione dei servizi di cloud. Sto controllando se c'è qualche domanda che potrebbe essere importante su questo che ho appena detto. Ecco, sì, qua mi chiede praticamente se i requisiti preliminari sono alternativi o devono essere tutti presenti. No, devono essere tutti presenti. Sì. Per poter essere eletti a PSN, sì. Un'altra domanda è quanti PSN si pensa di creare a livello nazionale? E questa è anche una domanda che non abbiamo una risposta. Si può immaginare qualche decina di PSN a livello nazionale. Ok. Allora, vediamo la situazione per quanto riguarda la qualificazione dei servizi SaaS e di cloud service provider. Allora, gli obiettivi per la realizzazione del modello cloud nella PA, Agid ha pubblicato in consultazione le circolari per la qualificazione dei servizi SaaS e dei CSP. Questa consultazione pubblica è stata avviata il 29 dicembre ed è terminata il 1 marzo. Queste procedure consentiranno alle amministrazioni di acquisire servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da Agid e pubblicati su Marketplace Cloud, avente l'obiettivo di standardizzare i requisiti minimi che devono caratterizzare l'erogazione dei servizi cloud verso la PA, e offrire una maggiore tutela per le PA che acquisisce i servizi di cloud. Ecco, ricordiamo che i marketplace sono in generale il luogo reale o metaforico in cui avvengono degli scambi commerciali. L'esempio più noto di marketplace, per esempio, è eBay. Quindi quello che verrà realizzato sarà una piattaforma di questo tipo. Allora, vediamo quali sono i principi per la definizione dei requisiti di qualificazione dei servizi SaaS e CSP. Allora, innanzitutto, quello che uno dei principi fondamentali è quello di interoperabilità. Quindi i servizi dovranno essere assolutamente interoperabili verso l'ambiente cloud della PA. Un'altra importante requisito è quello di ridurre il rischio del vendor lock-in, ovvero il blocco del fornitore, cioè il rapporto di dipendenza che si instaura tra un cliente e un fornitore di beni e servizi nel momento in cui il cliente si trova nella condizione di poter acquistare un determinato bene e dovrà poi sostenere dei costi rilevanti o delle difficoltà per poter passare a un altro fornitore. Quindi bisogna evitare appunto più possibile di cadere in questa problematica. Inoltre, la riqualificazione dell'offerta, ampliando e diversificando i mercati di fornitori, quindi è anche importante che non ci siano dei fornitori che da soli offrono una determinata offerta nel catalogo, ma si abbia la possibilità di scegliere diverse ditte diverse. Poi un miglioramento dei livelli di servizio, di accessibilità, usabilità e sicurezza. Un altro requisito molto importante è quello di resilienza, scalabilità, reversibilità e protezione dei dati. Allora, i requisiti sono stati elaborati
sia per le soluzioni SaaS che per la qualificazione dei cloud service provider, suddividendo in requisiti preliminari, che sono basati più che altro sulle standard ISO, requisiti organizzativi e dei requisiti specifici. In particolare, per quanto riguarda i requisiti specifici, vengono suddivisi in requisiti sulla sicurezza, sulla privacy e protezione dei dati personali, e questo fa riferimento al GDPR che entrerà in vigore a maggio, di performance e scalabilità, di interoperabilità e portabilità e di conformità legislativa. Questi requisiti sono soggetti a modifica in base all'analisi in corso, in corso durante la fase di consultazione, e stiamo analizzando al momento i commenti ricevuti fino ad oggi. Ok, quindi adesso ho finito il mio intervento, vediamo un Eccomi po' se ci sono Claudio. delle domande. Allora, ho visto insomma che appunto c'è un po', c'è stato all'inizio un pochino di dubbio su questo fatto del censimento perché alcune amministrazioni l'hanno ricevuto e altre no, poi insomma è stato chiarito appunto nel tuo intervento tra fase 1 e fase 2 del censimento. Alcuni chiedono quando sapremo i risultati del primo censimento. E stiamo analizzando, al momento ancora non c'è una data precisa, nell'arco di qualche settimana probabilmente si potrà avere delle informazioni, però al momento stiamo ancora, è stato utilissimo questo primo censimento proprio per questo, per cercare un po' di capire qual è lo stato dell'arte e di vedere effettivamente quali enti possono avere i requisiti per poter essere eletto un polo strategico E un'altra nazionale. domanda Quindi al momento è era ancora un po' appunto come mai presto. non ci sono più accentrati nel censimento? Nella fase 1 non sono state previste, ma nella fase 2 verranno coinvolte anche le pubbliche amministrazioni centrali. Per cui nella fase successiva che avverrà Ok. E poi alcuni chiedono in questo cosa consiste coinvolgimento. questo questionario, consiste in una quarantina di pagine, non so come mai abbiano questo dato così preciso. Sì, beh, sono se lo vogliamo definire dal punto di vista del PDF che viene generato, sì, sono più o meno una cinquantina di pagine, però sono una serie di schermate, quindi censimento essendo erogato via web, sono circa oltre 100 domande, inerenti soprattutto per capire un po' lo stato dell'arte, innanzitutto la cardinalità dei data center che l'ente possiede, il parco. Le infrastrutture fisiche, i servizi che utilizza, e quindi ci sono diverse informazioni anche che devono essere inserite, anche inerenti quali standard sono stati rispettati, insomma, un po' tutte quante quei requisiti che Ok, sono stati indicati alcuni nelle chiedono slide di appunto se è prima. possibile già prendere visione del questionario. Ok. No, al momento ancora non è possibile. Sì, perché Ok, poi c'è ancora è una questa fase domanda di di Luca consolidamento. Dainese che chiede, a quanto ho capito, le amministrazioni che sono nella fascia B, ovvero devono dismettere il loro data center, dovranno migrare su un PSN. Quali sono i tempi previsti per la migrazione? 5-10 anni? Al momento non sono stati previsti dei tempi. Man mano che andremo avanti con questa procedura, poi verranno indicate anche delle tempistiche. Al momento non è stato pensato nulla a riguardo, anche perché dobbiamo un po' iniziare tutto il processo, quindi sarebbe anche inutile cominciare a pensare a qualcosa di questo tipo. Sicuramente
prima si riesce a realizzare, prima si otterrà la razionalizzazione della spesa. Quindi sicuramente i tempi non dovranno essere lunghissimi, però probabilmente non 10 anni, ecco. Però un processo che ovviamente richiederà anche un certo lasso di tempo e quindi ci si renderà un po' in conto in corsa di quali sono le tempistiche Ok, per altre poter domande sul censimento ottenere questo sono se risultato. appunto sarà un censimento anche sulle postazioni di lavoro? Ok. No, le postazioni di lavoro non Poi vengono coinvolte. riguardo il No, solamente PSE, sì. appunto politici strategici nazionali, chiedono in particolare se esiste un polo strategico in Sardegna, immagino appunto che sia relativa anche se avete pensato di individuare dei poli, diciamo, a livello, diciamo, di macro aree almeno. Regionale. Sì, magari, sì. Beh, questo dipende se l'ente possiede i requisiti, per cui al momento nessun ente è stato eletto come PSN, perché anche in questa fase 1 del censimento abbiamo solamente elaborato dei dati, però non è che abbiamo già siamo arrivati a delle conclusioni. Quindi se ci sarà un ente, una regione, una pubblica amministrazione, insomma, che avrà questi qui, senz'altro, però dipende, perché se manca qualche cosa, allora per poter ottenere per poter ottenere qualificazione sarà poi cura dell'ente magari colmare questa carenza e ottenere magari la certificazione o il requisito Riguardo ai mancante. poli strategici, sempre chiedono quanto tempo avranno i potenziali poli strategici per adeguarsi e anche se ci sono possibilità di finanziamento appunto per adeguare i propri data center e quindi candidarsi a poli strategici nazionali. Purtroppo sulle tempistiche non abbiamo dei dati precisi, per cui nel momento in cui verranno rilevate delle carenze, si chiederà al candidato, al potenziale PSN, di adeguarsi il prima possibile al fine di ottenere la qualificazione. Però al momento non sono state pensate delle tempistiche. È ancora una fase iniziale in cui dobbiamo ancora Ok, valutare perché evidentemente ci sono delle quali amministrazioni che potranno essere questi potrebbero, tempi. insomma, proporsi e magari hanno bisogno comunque di. Certo. Sì, magari hanno bisogno di finanziamenti. Sì, no, questo senz'altro è previsto. La possibilità di finanziamento per l'adeguamento è previsto, anzi, i PSN godranno di particolari finanziamenti che non avranno invece gli enti che verranno eletti come gruppo A o gruppo B. Quindi sicuramente avere un ente che potrà essere un Benissimo. potenziale Poi c'è una PSN domanda più avrà, dal punto specifica di sui vista servizi economico, dei benefici. cloud. Quali sono le piattaforme disponibili? Solo quelli previsti da SPC Cloud, da 8.1, altri CSP? Ecco, al momento solamente quelli previsti da SPC Cloud 8.1. Nel momento in cui man mano che verranno eletti candidati dei PSN, a quel punto anche i PSN stessi potranno offrire piattaforme di cloud a chi è interessato, e lo stesso anche per i cloud service provider. Quindi ci saranno tre modalità per potersi rivolgere. Poi un'altra domanda è, per garantire la continuità di funzionamento dei servizi nell'attesa della migrazione, si possono o devono mantenere i sistemi attuali? Sì, per quanto riguarda la manutenzione, ovviamente sarà necessario
garantire il funzionamento, per cui senz'altro potranno essere possibili investimenti per mantenere lo stato dell'arte. Quello che nel caso in cui un ente dovesse rientrare nella classificazione di gruppo B, non potrà effettuare degli interventi di espansione insomma, potranno solamente effettuare delle operazioni di manutenzione bassa, senza poter fare nuovi investimenti, a meno che non chiederanno la possibilità di essere riqualificati e magari poter diventare un gruppo A, o eventualmente, se vogliono, sono interessati a diventare un PSN, a quel punto dovranno Ok, poi vedo che c'è qualcuno che chiedere vorrebbe questa farle delle domande possibilità. sul questionario di rilevazione della spesa ECT, non so se puoi rispondere tu a questa domanda o magari è un altro tema, diciamo, rispetto a quello della rilevazione, quello di Maurizio Sì, Coppola, ci qual è la fornisce qualche domanda? Sì, informazione in quella merito alla domanda, rilevazione vedo. in corso, piano triennale 2018-2020, rilevazione spesa ECT nella PA. Adesso non vedo E può più. Perché scorrere non la vedo la domanda, veramente. quelle che sono rimaste in nero, diciamo, sono ancora Ecco. aperte. Sì. Eccolo. Allora, nel frattempo, infatti, immaginavo. No, questo è un altro Immaginavo servizio comunque di cui non mi forse a occupo, riguardo quindi ci sarà purtroppo un prossimo webinar forse ad non ho informazioni al aprile, riguardo. però appunto il responsabile, la responsabilità è un'altra. Allora, volevo intanto rassicurare le persone che chiedono le slide che verranno pubblicate su Eventi PA nel pomeriggio, quindi tutti i materiali li ritroverete qua. Vediamo se c'è qualche ultima domanda. Ok, forse c'è un po' di confusione rispetto al questionario della spesa, questo è un altro tipo di questionario, giusto Giovanni? Sì, sono due questioni diverse, sì, sono due questioni Appunto, se diverse. c'è chi chiede sono ammessi investimenti per rinnovo di infrastruttura esistente per i data center A? Ok. Direi che a questo punto mi sembra che l'ingegner Costantini ha risposto più o meno a tutto. Io a questo punto direi, appunto, magari se c'è qualche altra cosa a cui vuole rispondere al termine del questionario, però a questo punto direi di appunto parlare dell'esperienza di INAIL e del percorso che sta facendo per la razionalizzazione del patrimonio ICT del proprio ente. E quindi chiederei a dottor Fini di attivare la propria webcam e il microfono e poi per qualsiasi altra domanda, insomma, eventualmente ingegner Costantini può intervenire al termine del webinar. Benissimo, vediamo se funziona il Buongiorno a microfono. tutti, E sono la Claudio webcam Fini, già lo vedo attivo. mi occupo della evoluzione digitale, sono responsabile del programma di evoluzione digitale e all'interno del programma di evoluzione digitale mi sono occupato anche della progettazione ed evoluzione delle infrastrutture informatiche. Tra le infrastrutture informatiche di cui mi sono occupato, ovviamente c'è anche il data center, quindi è per questo che vi spiego questa presentazione. Quindi l'obiettivo è descrivere il progressivo percorso di evoluzione della propria infrastruttura del data center anche in ottica cloud, intrapreso da Inel a partire dal 2015. E cerchiamo di dimostrare come tale percorso sia aderente con i recenti requisiti di capacità, eccellenza tecnica, economica ed organizzativa indicati da Agid,
al fine di erogare i servizi IT alle altre PA, nelle modalità previste dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione della circolare AGID numero 5 del 30 novembre 2017, quella di cui abbiamo verificato la scarsa conoscenza, adesso però ce ne dovreste essere un po' più consapevoli. Quindi di cosa andiamo a parlare? Allora, il nostro data center è diventato una star multimediale col programma SuperQuark, no? Qualcuno di voi magari l'ha già visto. Quindi adesso vi descrivo, diciamo, come è fatta l'infrastruttura fisica del nostro data center, come viene gestita la sicurezza fisica, come è fatta la connettività, la continuità operativa, un cenno a una nostra funzione interna che è la service control room e come questa può essere anche utilizzata per erogare servizi ad altri. Le certificazioni, cioè stiamo seguendo vari percorsi di certificazione, quindi vi diciamo a che punto siamo. E poi parliamo anche dell'infrastruttura IT per quanto riguarda un altro filone che sta seguendo il nostro data center, che è l'evoluzione verso un software defined data center. E poi quali sono i progetti in corso di evoluzione infrastrutturale e i servizi che siamo in grado di dare. Cominciamo da una vista, diciamo, da dove parte il nostro data center. Diciamo, nel 2000, da questa immagine possiamo vedere l'evoluzione che c'è stata nel tempo. Nel 2015 sono cominciati i lavori di ristrutturazione. E come si può vedere, il data center è stato praticamente raso al suolo e ci siamo dovuti inventare come ricostruirlo. Ovviamente questa cosa è più facile partendo da un green file, quindi sarebbe stato più difficile se avessimo dovuto realizzare la ricostruzione con le macchine dentro il data center. Invece abbiamo spostato il data center in un altro sito e quindi siamo stati liberi di realizzare il data center nel miglior modo possibile, sempre rispettando i vincoli dei capitolati e di quanto già approvato, diciamo. Questo percorso ci ha richiesto circa 2 anni e a dicembre del 2016 abbiamo dovuto inaugurare il data center con tutte le macchine, diciamo, dentro. Vediamo com'è l'infrastruttura fisica. Su questa immagine si possono vedere tante cose. La prima cosa è che noi come principio costruttivo del data center abbiamo utilizzato il POD, cioè il Point of Delivery. Che cos'è un POD? Cioè, dovendo inventarci come dovevamo disporre le macchine, abbiamo pensato di raggruppare tutte quelle macchine che avevano delle omogeneità. Per esempio, abbiamo messo insieme tutte le macchine di rete perché potevano essere tutte ingegnerizzate in una certa maniera. Abbiamo messo insieme tutte le macchine che fanno compute, tutti gli enclosure, abbiamo messo insieme tutta la parte di storage in modo da poter razionalizzare tutti i collegamenti e la disposizione dei pod all'interno del data center. Il pod lo possiamo considerare come un mattoncino Lego con cui dopo noi abbiamo costruito il nostro data center. In questa immagine sulla destra, per esempio, possiamo vedere i vari pod, come sono stati realizzati. Si possono vedere il cablaggio aereo dei dati, vedete questa freccia che individua i dati, i cablaggi passano tutti per la parte aerea e quindi non vanno ad intasare il pavimento flottante dove invece passano solo la parte elettrica e la parte di condizionamento. Questo può essere visto nella figura in basso a sinistra, dove c'è uno spaccato del pavimento flottante. E da questa immagine possiamo vedere anche i corridoi caldi e freddi, no? Nel senso che c'è tra due file di pod,
si realizza un corridoio freddo per permettere alle macchine di aspirare l'aria fredda e di raffreddarsi, e poi quest'aria fredda viene distribuita sui corridoi caldi e poi riassorbita dai condizionatori, e questo garantisce un notevole risparmio energetico, appunto un contenimento dei consumi in ottica green. È stata posta una grande attenzione all'alta affidabilità, tutte le nostre connessioni sono ridondate, sia la componente rete sia la componente elettrica, e si possono quindi ovviamente effettuare manutenzioni individuali senza disservizi, perché anche interrompendo una linea elettrica comunque c'è l'altra che è sempre in grado di mantenere vivi gli apparati, e tutti gli apparati sono dotati di doppia alimentazione. Appunto abbiamo raggiunto una separazione fisica dei cablaggi elettrici dai dati, in modo da non avere problemi di interferenza, che adesso con i nuovi circuiti Ethernet a 10 gigabit possono subire l'influenza elettrica dei collegamenti elettrici. Qua c'è una figura d'insieme che spiega quanto è grande il nostro data center e come è diviso per aree. Potete vedere che c'è una superficie di circa 1200 metri quadri, ma se togliamo le aree tecniche e i corridoi, in effetti quelli disponibili per ospitare risorse sono circa 1000 metri quadri. Attualmente l'abbiamo divisa in 8 locali, ognuno con una superficie compresa tra i 100 e i 150 metri quadri, ma questo può essere modificato a secondo delle esigenze. Diciamo, le pareti divisorie sono realizzate con caratteristiche di isolamento termico e acustico e sono rimuovibili e spostabili, quindi possiamo cambiare la volumetria di un ambiente a secondo delle esigenze. Il pavimento flottante ha come caratteristiche è alto circa 60 centimetri. È antifuoco, è una resistenza al carico distribuito di circa 2100 kg al metro quadro. Oh, come dicevo prima, tutti gli impianti a servizio del data center sono ridondati in tipologia N più 1 o 2N. Per esempio, gli impianti di reti sono di tipologia 2N, di reti P. Gli impianti di reti elettriche invece sono di tipo N più 1, perché se c'è bisogno di un ulteriore UPS, non è che ne compriamo due, l'aggiungiamo e facciamo in modo che i restanti siano comunque in grado di supplire alla mancanza di un UPS. Comunque abbiamo due cabine elettriche, due UPS di ultima generazione, due gruppi elettrogeni. Il sistema di condizionamento è a sottopavimento, quindi l'aria fredda viene sparata sotto il pavimento flottante, e poi a pressione emerge dai corridoi freddi e va a raffreddare tutti i server, appunto. È tutto protetto da un gruppo elettrogeno. Il sistema antincendio è particolare, è diverso a secondo dei locali del data center e dei locali tecnici. Per i locali del data center abbiamo utilizzato un impianto ad acqua nebulizzata, sia sopra che sotto il pavimento, e quest'acqua nebulizzata consente di spegnere è un'acqua nebulizzata ad altissima pressione, consente di spegnere gli incendi, ma non è pericolosa per le persone, quindi può essere attivata anche in presenza di operai al lavoro, quindi non c'è bisogno di evacuare prima i locali prima di poter spegnere l'incendio. Mentre per i locali tecnici è stata scelta l'estinzione a gas, che diciamo è più immediata e efficace. Comunque tutto il data center è compartimentato secondo le norme antincendio REI 60 e REI 180. Inoltre è presente una sensoristica anti-allagamento, appunto, che ci permette di in anteprima di sapere se ci sono problemi di allagamento sul CED. Oh, una particolare attenzione è stata fatta anche alla sicurezza fisica.
abbiamo tutte le aree sono accesso controllato. In particolare per entrare dentro al data center la porta principale è con le bussole tipo, di tipo bancario, salvo poi una porta speciale per far entrare gli apparati che però viene aperta solo in presenza di quando bisogna far entrare, che so, un mainframe o un overhead. Ma tutte le persone, chi deve lavorare nel shed, lavora accede tramite queste bussole. Anche le stanze all'interno del shed sono tutte con la serratura elettrica comandata tramite o badge o addirittura c'è un'applicazione scaricabile sul telefonino che permette di ricevere l'autorizzazione a operare in una stanza. Quindi, che cosa succede? Anche se uno ha accesso tramite la bussola al shed, non è che ha accesso in generale a tutto il shed, ma avrà accesso per un tempo determinato solo alle stanze a cui deve accedere, nel senso se deve venire un elettricista a riparare uno stozzo che si è rotto nella sala 7, questo non avrà accesso a tutto il CED, ma dovrà chiedere ai vigili l'autorizzazione per entrare alla sala 7 dalle ore alle ore e quindi ci avrà un tempo anche limitato per fare il suo lavoro e dopodiché potrà chiedere una proroga. C'è una stanza di collezionamento di tutte le videocamere. Ho dimenticato di dire che tutte le stanze posseggono delle videocamere, quindi in continuazione vengono monitorate tramite una sala di controllo. Le telecamere sono dotate di motion detection, quindi che succede? Normalmente le immagini vengono ruotate sui monitor della vigilanza, ma se c'è una camera che viene interrotta o comunque segnala un motion detection, quel motion detection diventa immediatamente visibile ai vigili, quindi se c'è un cambiamento, un qualcosa, i vigili lo vedono sempre in anteprima. C'è un servizio di sorveglianza armata e la sorveglianza, oltre a essere all'interno del CED, chiaramente c'è anche una videosorveglianza perimetrale che ha copertura di tutto il perimetro del CED. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo tutti i servizi SPC di connettività, in particolare abbiamo una connessione internet ridondata sui due data center, active passive, quindi attiva solo da una parte e l'altra parte è solo passiva, e a 5 gigabit. Abbiamo anche una connettività Infranet per permettere il collegamento diretto con le altre pubbliche amministrazioni, anche questa è ridondata sui due data center ed è active passive a 200 megabit. E poi abbiamo una connessione Intranet per collegarci con tutte le sedi dell'INAIL, anche questa è ridondata a 2,5 gigabit per secondo. Nella figura della slide possiamo vedere come i data center primario e secondario, perché noi abbiamo due data center in business continuity, sono collegati tra di loro tramite due DWDM, cioè due collegamenti ad altissima velocità. Tutti e due i DWDM sono ridondati sia localmente, hanno sia ridondanza locale sia geografica. Hanno 64 lambda disponibili, quindi un'altissima capacità di trasferire dati. E su queste 64 lambda noi attualmente veicoliamo sia i protocolli Fiber Channel, sia Ethernet che InfiniBand, che ci permettono di sincronizzare tutti gli apparati che abbiamo per un funzionamento praticamente sincrono. La latenza è estremamente bassa, è minore di un millisecondo, in particolare è uguale a 0,7 millisecondi. Come vedete ci sono due linee in fibra ottica che
che permettono comunque, si chiamano linea est e linea ovest, che hanno due percorsi completamente diversificati e quindi permettono di avere comunque in piedi i servizi anche qualora dovesse cadere una linea ad altissima velocità. Vedo una domanda, rispondo subito. I due data center si trovano a circa 30 km di distanza. E sono uno nella zona Tiburtina e l'altro qui nella zona dell'Eur Colombo. Quindi continuità operativa. Quindi l'abbiamo già detto, abbiamo due data center in area metropolitana che godono di, grazie ai collegamenti a altissima velocità, possono godere di replica sincrona, quindi abbiamo un RPO uguale a zero, quindi Recovery Point Objective. Abbiamo vari tipi di replica a livello storage che è supportata sia da uno storage virtualizzato di tipo VPlex, e sia da una replica tradizionale che è la replica SRDF. E per quanto riguarda le applicazioni, noi abbiamo una replica applicativa, per esempio, che varia da applicazione a applicazione. Per esempio, per i database utilizziamo il DataGuard, per altre applicazioni utilizziamo la feature specifica dell'applicazione. Per quanto riguarda l'alta affidabilità geografica e la business continuity, invece, abbiamo dei servizi bilanciati, abbiamo anche dei servizi bilanciati active-active, nel senso che, per esempio, dei web server, sono presenti in misura sufficiente sia sul sito di Santuario che sul sito di Tiburtino, quindi anche qualora cada un sito, anche l'altro è in grado di prendere completamente il controllo e di mantenere il servizio attivo anche in presenza della caduta completa di un sito. Altri servizi active-passive che migrano automaticamente manualmente e altri, quelli che migrano normalmente, per esempio i servizi firewall. I firewall sono active passive e si attivano però automaticamente nel momento in cui c'è una possibile caduta di un servizio firewall su un data center, quindi sale immediatamente dall'altra parte senza perdere sessioni. Altri servizi un po' più delicati li facciamo partire manualmente, per esempio alcuni database hanno una ridondanza, sia un cluster locale che è in grado appunto di sopperire a dei problemi locali, ma anche una copia in geografico sul sito secondario che manualmente viene deciso di. Che normalmente viene deciso di attivare nel momento in cui ci può essere bisogno. Appunto, dicevo che abbiamo la capacità di erogare servizi anche da un solo data center, anche nel caso di completa indisponibilità di uno dei due, quindi riusciamo a regolare sia la indisponibilità di componente, quindi un firewall, un database, uno storage, sia una completa indisponibilità di un sito che magari per manutenzione che dobbiamo spegnere. Per quanto riguarda come vengono approcciate queste operazioni di recovery, abbiamo delle documentazioni che descrivono le infrastrutture e i servizi che devono essere attivati qualora si verificano degli scenari di disponibilità parziale o completa. Quindi, per mantenere diciamo allineate queste procedure, dobbiamo fare un aggiornamento costante di queste procedure
e facciamo dei test periodici per verificare che effettivamente le procedure siano sempre aderenti a quanto ci siamo previsti di realizzare. Un'altra cosa molto importante è quella che abbiamo realizzato, la Service Control Room. La Service Control Room è un misto di tecnologie, appunto, che vengono unite per realizzare una correlazione a livello di servizio. Quindi abbiamo il monitoraggio degli end user, il monitoraggio ambientale dei sistemi di rete, il monitoraggio delle metriche di business, il monitoraggio applicativo, vengono tutte correlate insieme per dare una visibilità al business di come sta andando, diciamo, tutte le applicazioni e il data center. Quindi questo monitoraggio come l'abbiamo realizzato? Intanto ha un'operatività 24x7, quindi monitora tutto. I servizi applicativi e infrastrutturali del data center tutti i giorni tutti i giorni della settimana per 24 ore su 24, 365 giorni alla settimana. Una particolarità è che questo sistema di monitoraggio inizialmente l'avevamo realizzato sulla stessa infrastruttura che andavamo a monitorare, poi ci siamo accorti che non poteva essere così. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un'infrastruttura iperconvergente, completamente separata, dove abbiamo realizzato tutte, tut dove abbiamo sì, ingegnerizzato tutte le applicazioni che servono al monitoraggio. E praticamente abbiamo lasciato solo sul data center tradizionale le sonde che sono all'interno dei singoli server. Quindi con questa soluzione noi riusciamo ad essere diciamo indipendenti da problemi che si possono verificare nel data center. Quindi se per esempio c'è un problema di rete sul data center o un qualcosa che coinvolge tutti gli apparati del data center, noi comunque il nostro sistema di monitoraggio è in qualche modo esterno e riesce comunque a recuperare le metriche e a monitorare quello che è rimasto superstite e quindi a darci comunque delle informazioni su come sta evolvendo il problema. Siamo andati verso un sistema di certificazioni. Attualmente abbiamo già preso la certificazione 9001, è sempre in ottica circolare AGID per prepararci anche al PSN. Abbiamo già preso la ISO 27001 per la gestione di sicurezza e sono in corso delle procedure per la gestione dei servizi IT. La ISO 20001 e stiamo cercando di prendere anche la certificazione Tier 3 per il nostro data center. Altre iniziative sono in corso, però sono un po' più indietro. Per quanto riguarda l'evoluzione dei servizi, come abbiamo proceduto? Innanzitutto abbiamo cercato la massima standardizzazione dei servizi e quindi questo come l'abbiamo realizzato? Cercando di virtualizzare tutte le componenti di calcolo che erano virtualizzabili. Quindi abbiamo raggiunto un'elevatissima percentuale di ambienti virtualizzati, siamo intorno forse anche più del 90%. Che cosa non abbiamo virtualizzato? Abbiamo virtualizzato per esempio il mainframe, perché non esiste la virtualizzazione del mainframe, come non abbiamo virtualizzato quei mainframe open che abbiamo per dare servizio per esempio i sistemi diciamo, che portano le basi dati. Le basi dati sono difficilmente virtualizzabili sia perché molti fornitori non certificano la virtualizzazione delle basi dati su ambienti virtualizzati, a meno che non siano i loro. E inoltre,
Abbiamo dello storage virtualizzato, appunto il Vplex e il Vim. Ah, no, volevo dire che per quanto riguarda ambienti i database, che non, alcuni database non sono stati virtualizzati anche per problemi di licensing, perché se alcuni fornitori pretendono che se uno virtualizza un database su una piattaforma appunto, di virtualizzazione, la licenza debba coprire tutti i core sui quali questo DB possa girare, e quindi non conviene dal punto di vista economico. Abbiamo realizzato un'architettura stretch cluster, sai, sui due siti, abbiamo messo in produzione un private cloud, attualmente solo per i servizi IaaS. E stiamo all'interno di questo private cloud stiamo realizzando anche una parte di software defined network, in modo da rendere ancora più veloce la definizione dei servizi e l'atterraggio dei servizi di business sull'infrastruttura. Come evoluzione ci stiamo muovendo sulla realizzazione di un progetto basato su un orchestratore OpenStack per realizzare servizi IaaS ibridi, utilizzando anche SPC Cloud o altri cloud service provider, e stiamo sperimentando la realizzazione di una soluzione con dei PaaS container basati sui Dockers. Come dimensioni della nostra infrastruttura abbiamo circa 73 rack, abbiamo 200 server fisici, host fisici sui quali appoggiamo le nostre 1600 virtual machine di produzione, ma poi ce ne sono anche altre per il collaudo e lo sviluppo. I nostri apparati di storage occupano circa, po cioè possono memorizzare circa 3 petabyte di storage, distribuiti su varie tipologie di storage, quindi abbiamo tipologie di storage all flash in tecnologia a stato solido, abbiamo dischi enterprise molto performanti a 15.000 giri, abbiamo anche dei NAS e degli Elastic Cloud Storage. Stiamo approcciando una trasformazione della rete del data center secondo il modello Spine-Leaf, e abbiamo comunque bisogno di mantenere un approccio bimodale di trasformazione, in quanto stiamo pensando di evolvere verso un'architettura hyper-converged, però dobbiamo mantenere una compatibilità con l'infrastruttura tradizionale, che andrà avanti ancora per molto tempo. Quindi vorrei concludere dicendo che mi sembra che possiamo dire che Inel possiede quindi la capacità tecnica in termini di risorse infrastrutturali del data center, quindi abbiamo spazi a disposizione, alimentazione elettrica e connettività per dare risorse anche ad altri, e abbiamo delle risorse IT infrastrutturali altamente scalabili. E poi abbiamo le capacità organizzative in termini di processi e servizi a supporto, per esempio service control room, abbiamo servizi di conduzione operativa, supporti alla progettazione, e questo intendiamo utilizzarlo al fine di erogare servizi alle altre PA come housing, hosting evoluto e servizi in modalità as a service, quindi IaaS, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. La mia presentazione Benissimo, è grazie conclusa, dottor vi ringrazio Fini, dell'attenzione e l'intervento è sono stato molto disponibile a interessante, ha rispondere alle destato anche domande. molta curiosità, diciamo, nei Quindi nostri leggo partecipanti. Infatti cose. sono arrivate diverse domande che chiedono, insomma, dettagli su questo progetto che avete realizzato. Quindi se vuole rispondere, allora appunto intanto una domanda è se è antisismico il palazzo, chiedono. Grazie.
Ok, va bene, Mi quindi sembra, ok, però sono proprio molto interessante questa parte tua. io mi occupo dell'infrastruttura E poi informatica, la parte edile la gestisce la chiedono come mai la consulenza tecnica sensoristica edilizia, di però. rilevazione fumi è di tipo Potrò. analogico e non digitale? Anche questo sono domande un po' particolari, un po' tecniche. Allora, vediamo, questo chiede se siete soggetti al Purtroppo piano queste triennale di domande sono Agit, quindi come procedete per gli sempre investimenti, ovvero l'acquisto di sì, nuovi server, storage e purtroppo apparati? noi facciamo, siamo sempre soggetti alle convenzioni Consip, quindi per quanto riguarda l'acquisizione, noi facciamo dei piani, diciamo, annuali di spesa, quindi prevediamo la nostra spesa e poi facciamo delle gare. Ovviamente, spesso prevediamo un trend di crescita e quindi ci dotiamo di qualcosa in più per sopperire anche a eventuali input che non previsti magari all'inizio dell'anno che dovessero richiedere ulteriore infrastruttura. Comunque Ok, allora poi c'era siamo un'altra. sempre abbastanza elastici, non siamo mai col misurino sulle risorse IT. Pacini chiedeva se i 30 km non sono inferiori alla Quindi distanza tramite necessaria gare, per la non so duplicazione se. degli storage, per appunto, le distanze tra i data set. No, assolutamente, perché per quanto riguarda non è tanto la distanza quanto la latenza che è importante. E siccome noi abbiamo un collegamento di DVDM, come spiegavo prima, a altissima velocità, in effetti, nonostante la distanza di 30 km, la latenza è di 0,7 millisecondi, che per gli storage che abbiamo è assolutamente sufficiente a garantire le performance e la sincronicità dei dati, insomma, non c'è nessun problema a quella distanza. Forse alcune applicazioni sono più sensibili alla distanza, infatti, per esempio, i database hanno ridondanza locale, i cluster hanno ridondanza locale, ma sono active in locale ma passive nel sito remoto. E poi sono mantenuti allineati tramite il data guard, parlo di Oracle per esempio, ne dico uno. E questo garantisce che tutti e due i cluster, sia quello locale e remoto, siano comunque costantemente aggiornati e sincronizzati fino all'ultima operazione. E comunque non risentano della distanza, che invece quando succede un disastro vengono Benissimo. disabilitati i cluster Allora, locali, un'altra i cluster remoti domanda. possono Sì, partire manualmente, ma sì. immediatamente Allora, vengono i dati come venite sincronizzati all'ultima sovvenzionati? Chi usa il transazione. vostro spazio? Come fa richiesta? Non so se ho risposto. Se c'è previsto un pagamento? Non so se questo. Allora, noi siamo un ente pubblico non economico, quindi non possiamo guadagnare dalla vendita dei servizi. Quindi possiamo semplicemente, innanzitutto, a noi si possono rivolgere solo le pubbliche amministrazioni, non è che possiamo dare, diciamo, ospitalità a chi non è pubblica amministrazione. E chiaramente non possiamo fare altro che ribaltare i costi vivi che noi sosteniamo a chi ci chiede, diciamo, i servizi di housing, hosting. Questo comunque attualmente non è normato, no? Quindi sono scambi, diciamo, collaborazioni ad alto livello tra pubbliche amministrazioni. Adesso non faccio i nomi, però diciamo, ci sono già in corso dei contatti con la nostra dirigenza, parlo del top manager, che si vedono con i top manager dell'amministrazione richiedente e fanno un concordato adesso al di fuori del PSN, al di fuori di tutto, quindi non
c'è ancora una regola. Noi aspettiamo che escano le guide del PSN perché là verranno dettagliati i modi in cui altre amministrazioni potranno in maniera canonica riferirsi a un PSN, Benissimo. se noi verremo Allora, eletti Stefano PSN, Brugiolo chiede: il potranno passaggio essere dal affidati database questo classico al contatto. cloud ha comportato Mi affido, sì. ridefinizioni importanti di ruoli nell'IT? Oppure si è rivelato più che sufficiente la riqualificazione delle figure IT già esistenti? Il database non è passato. Una delle cose che non abbiamo messo sul cloud è il database. Il database non è passato sul cloud ancora perché appunto il cloud ha bisogno di una elevata standardizzazione e invece i database hanno bisogno di infrastrutture fisiche perché per quello che spiegavo prima si prestano male alla virtualizzazione, quindi diciamo i servizi virtualizzati non li possiamo Ok, allora mettere sul cloud, ma le macchine fisiche chiederei all'ingegner non le mettiamo sul cloud, Costantini diciamo. di collegarsi anche lui, non so se vuole rispondere a Diciamo qualche soprattutto i altra servizi domanda, qualche ultimo virtualizzati. dubbio che ha visto, insomma, dalle domande in chat. E ci avviamo poi verso la chiusura, anche lei Fini, se ha qualche dubbio ancora da sciogliere può farlo in questi ultimi minuti che ci rimangono. Ingegner Costantini voleva fare un Sì, commento finale. stavo leggendo qua alcune delle domande che sono rimaste. Allora, domanda di Maurizio Crispino che chiede che se nel Ministero dell'Agricoltura è stato chiesto agli uffici periferici di compilare il questionario entro il 31 dicembre, però forse si confonde con l'altro questionario perché non abbiamo coinvolto il Ministero dei Beni Culturali. L'altro questionario di Agit, probabilmente c'è una confusione. Quello relativo alle Sì, spese, giusto? forse è Forse si è quello. creata un Sì. po' di confusione tra razionalizzazione Purtroppo questi ICT questionari e sono stati spesa. avviati nello stesso momento e quindi abbiamo anche noi avuto Hanno sì, creato hanno creato confusione. A confusione, volte ci vabbè. facevano delle domande proprio sull'altro argomento, quindi non, spesso si è girata questa cosa. Purtroppo no, c'è stata questa collisione. Allora, poi un'altra domanda di Bonaria Bianco: dice, conferme che i data center per la ricerca non saranno impattati da queste prescrizioni? Sì, è vero, gli enti di ricerca sono stati esonerati, come è indicato c'è una circolare apposita, una circolare 2, credo, che indica gli enti che sono esonerati dal censimento. Poi sono ammessi investimenti per Roberto Goldoni, chiede se sono ammessi investimenti per il rinnovo di un'infrastruttura esistente per i data center A, per la manutenzione sì, per il rinnovo bisogna vedere, dovranno essere autorizzati dall'AGID, eventualmente c'è da fare un piano per cui loro potrebbero chiedere di voler diventare un candidato PSN, quindi prevedono di fare degli investimenti per poter migliorare la loro infrastruttura. In quel senso sì. Se invece vogliono rimanere come sempre nel gruppo A, allora dovranno fare degli investimenti solamente per la manutenzione. Ok. Benissimo, io direi che se non ci sono altre domande, diciamo, importanti a cui rispondere, io vi ringrazio per i vostri preziosi interventi, speriamo appunto di aver chiarito, insomma, quelle che sono, diciamo, le richieste di Agid, le direttive di Agid rispetto appunto ai data center e cloud. Ringrazio il dottor Fini, insomma, per l'interessantissimo intervento riguardo all'esperienza di INA, si prospetta appunto
un futuro forse polo strategico. E quindi ringrazio tutti per gli interventi. Ricordo che le slide del webinar verranno pubblicate su EventiPA al link che vi ho messo sopra e anche la stessa registrazione. E ringrazio ancora i nostri relatori e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Arrivederci.